numero di Turismo Magazine. Palmucci, presidente di Enit, al lavoro per far ripartire il turismo. Proloco, nel 2020 il Covid ha spazzato via l'80% degli eventi. Lusso su rotaie, arriva il treno della dolce vita. Dopo un anno e mezzo catastrofico, l'Italia si prepara alla ripartenza dei flussi turistici, domestici e internazionali. Ne parliamo con il presidente di Enit, Giorgio Palmucci. Il nostro compito è soprattutto quello quindi di far riprendere quei flussi dai paesi inizialmente europei e poi intercontinentali che rappresentavano circa il 50% dei flussi turistici italiani. Quindi in questo momento come agenzia nazionale noi stiamo proprio cercando di lavorare soprattutto in Europa, quindi paesi di prossimità, per fare in modo che già da quest'estate se ne possano vedere i risultati attraverso tutte delle attività promozionali sia in web sia quindi in digitale, sia attraverso la presenza dei nostri 28 uffici nel mondo, ma poi soprattutto in attesa della riapertura delle rotte dagli Stati Uniti, dall'Estremo Oriente, che rappresentano una fetta comunque importante del turismo straniero in Italia. Il Green Pass ci permette sicuramente di dare da un lato al turista questa tranquillità e dall'altro lato accogliere turisti che possano essere quindi in condizioni tali da non diffondere la pandemia, perché la cosa importante è non ritrovarci come ottobre dell'anno scorso. L'emergenza Covid ha spazzato via l'80% degli eventi e delle attività programmate per il 2020 dalle Proloco aderenti all'UMPLI. Nonostante ciò, il 65% delle Proloco ha avviato iniziative sociali per fronteggiare la pandemia e il 50% ha fatto donazioni. Sono alcuni dei dati della ricerca L'impatto del Covid-19 sul sistema delle Proloco in Italia in ambito sociale, economico, turistico e culturale, realizzata dalla CGA di Mestre e Centro Studi Sintesi. Meno 80% di eventi organizzati dalle Proloco. Questo è un dato molto importante che determina anche un meno 1,5 miliardi di euro di ricadute sui territori. Quindi un momento molto grave, vissuto dai nostri volontari con grande attenzione. Ma in tutto questo c'è stata una reazione molto forte che ha determinato un 65% di Proloco che hanno reagito a questo momento di crisi e hanno avviato tutta una serie di iniziative per stare vicino alle comunità. La rete dei volontari da nord a sud è sempre stata in prima linea. Due Proloco su tre si sono attivate per aiutare le persone più in difficoltà, grazie all'operato di 70.000 volontari che hanno dedicato 700.000 ore di tempo gratuitamente agli altri. Questi numeri ci dimostrano che senza il volontariato non avremmo potuto far fronte all'emergenza del coronavirus. Esperienze di viaggio uniche a bordo di carrozze di lusso per visitare diversi luoghi del territorio italiano, con tratte riservate da nord a sud per raggiungere sia le aree turistiche più conosciute sia quelle meno servite o frequentate. Tutto godendo del massimo comfort e secondo i più alti standard a 5 stelle. Il treno della dolce vita è il primo progetto di turismo su rotaia con un'offerta luxury promosso da Arsenale, società attiva nel mondo dell'ospitalità, e Trenitalia. Si apre così una nuova frontiera nel mercato, declinato sulla fortissima capacità di attrazione del territorio italiano grazie alle sue caratteristiche e sulla via del turismo lento, sostenibile e più autentico. Elementi che oggi, dopo il periodo di crisi pandemica, diventano fondamentali per la crescita e il rilancio del bel paese.